Nel 31esimo turno di eccellenza, Nereto e Penne hanno bisogno di tornare al successo per mettere al sicuro una salvezza che è tornata in discussione nelle ultime giornate. I padroni di casa schierano il consueto 4-3-3 con il trio d'attacco composto da Antonacci, Lazzarini e Bellini, mentre i biancorossi schierano Cacciatore alle spalle di Pagano. Dirige l'incontro Arnese della sezione di Teramo. Il Nereto parte bene e confeziona la prima occasione con Sorci, sfera alta di poco. Il Penne cresce con il passare dei minuti e al 22esimo trova il vantaggio. Leone manca l'intervento e Di Ruocco, involato a rete, batte Di Giuseppe con un destro che bacia il palo e si spegne in fondo al sacco. Il Nereto subisce il colpo e reagisce solo al 31esimo, quando il cross insidioso di Florimbi mette in apprensione D'Amico. In chiusura di primo tempo, Savini, unico ammonito fino a quel momento, disturba il rinvio di Di Giuseppe e si becca il secondo giallo, costringendo così il Penne a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica. Nel secondo tempo, i vibratiani adottano un assetto più offensivo e al 14esimo producono la prima occasione con una punizione alta di Lazzarini. Al 33esimo, sugli sviluppi di un corner, Antonacci impegna severamente D'Amico. Il portiere del Penne si esalta 6 minuti dopo, andando a togliere dall'angolino il fendente di Deleuterio. I biancorossi soffrono, ma possono farmare in contropiede e ci vuole una grande uscita di Di Giuseppe per fermare Cacciatore lanciato a rete. Il finale di una gara fino a quel momento combattuta agonisticamente ma sempre corretta viene rovinato da tafferugli e violenze tra tifoserie che poco hanno a che fare con questo sport e con chi lo ama. Sul terreno di gioco, invece, il Penne riesce a disinnescare tutti i tentativi offensivi del Nereto e al quinto di recupero piazza il colpo del 2-0 con Cacciatore, che sancisce anche l'ultimo atto della gara. Nel prossimo turno il Nereto sarà chiamato ad affrontare la capolista Chieti, cercando di riscattare le 4 sconfitte consecutive, mentre i Vestini allungano le distanze dalla zona play-out e nel prossimo match saranno impegnati contro la Miternina. Mister De Feudis, prima di parlare della partita in sé, partirei proprio da una condanna a tutti quei tafferugli e quell'episodio che è avvenuto a fine partita sugli spalti, che forse poco ha a che fare con gli sportivi e con chi ama il gioco del calcio. Sì, è vero, sono episodi che non dovrebbero accadere per una partita di calcio e quindi sono sicuramente da condannare. È difficile in questo momento parlare anche della partita perché noi siamo in un periodo no e veniamo da 4 sconfitte consecutive, quindi alla fine forse è meglio rimboccarci le maniche subito e pensare a domenica prossima. Quindi della partita preferisco non parlare, ma l'avete vista tutti, è un periodo così, abbiamo preso gol alla prima occasione. E poi in questa situazione abbiamo cercato di forse magari più a livello confusionario che di testa, con idee, abbiamo cercato di pareggiare la partita ma non ci siamo riusciti. Io non condivido assolutamente quello che è successo, non lo condivido, è una cosa che è antisportiva, io non ho parole per quello che è successo, speriamo non succeda, speriamo che non sia nulla di grave. Purtroppo ci sono partite accese a fine anno in cui ci sono degli sfottò, ci sono delle cose, però devono rimanere lì perché qui vengono le famiglie a vedere la partita e tutto il resto. Noi abbiamo fatto una grossa gara di volontà e quindi parlando calcisticamente è stata una buona partita, dico bravi ai miei ragazzi e per un proseguo di campionato e fine questo campionato dignitosamente.